Salve amici, ieri 13 maggio si è tenuto un incontro importante nella sala biblioteca del comune di Scalea perché qualche tempo fa c'è stata una proposta del presidente del consiglio, appunto del comune, riguardante il salario minimo. È stata bene accetta da parte della giunta, c'è stata una delibera e ieri appunto c'è stato un incontro con la CGIL, con esponenti importanti della CGIL, tra cui Angelo Sposato, segretario generale del sindacato, e è stato un incontro veramente proficuo. Non si è parlato solo di lavoro dignitoso e di salario minimo, ma si è parlato anche di autonomia differenziata, del ponte sullo stretto, della sanità, del lavoro che è assente, l'emigrazione che è sempre più alta in percentuale. Viabilità, insomma, c'è stato veramente un incontro, soprattutto uno scambio di opinioni ed interventi anche col pubblico. Io stesso ho avuto il piacere di intervenire per qualche minuto perché, ripeto, è stato veramente un ottimo incontro per cercare di tracciare un futuro, ma lascio alle interviste la spiegazione di quello che poi è stato. Quanto accade con la delibera di Giunta Scarrello e con il panorama nazionale? Se abbiamo sentito spesso nelle settimane che abbiamo alle spalle ragionare di salario minimo, ragionare della necessità di una legge sul salario minimo per contrastare gli abusi, per garantire regolarità al sud, per contrastare il lavoro nero, per smontare la favoletta che abbiamo sentito quando in piedi c'era il reddito di cittadinanza che è eravamo tutti assistiti, volevamo il reddito, volevamo il lavoro, ma in realtà quel reddito era necessario perché troppo spesso il lavoratore e la lavoratrice di questa terra era un soggetto a sfruttamento dei tanti imprenditori senza salari che invece recuperavano risorse umane e lavoratori per pagare la tariffa. Siamo col sindaco di Scalea e col presidente del consiglio, appunto, di Scalea. E questa novità, questa delibera, quest'idea del presidente del consiglio, faccio parlare prima lei, sindaco. Di cosa si tratta? Si tratta di una delibera che pare quantomeno nell'Alto Tirreno Cosentino non ha precedenti, quantomeno su cosa si tratta? Si tratta di aver stabilito in una deliberazione di giunta che ogni azienda, ogni società che va a contrattare con l'ente pubblico, quindi con il comune, dovrà assicurare che ai propri lavoratori venga assicurato il salario minimo di 9 euro. Questa è stata un'intuizione del Presidente del Consiglio Comunale ed è importante che la Giunta l'abbia recepito, ma è soprattutto importante che sia arrivata dal Presidente del Consiglio quale garante dell'assise consiliare, quindi rappresentante di tutti i gruppi consiliari. Sfido a non essere d'accordo nemmeno su questo, cioè non garantire il salario minimo. Il discorso, il dibattito che preceduto questa intervista è stato molto stimolante. Mi sono permesso di sottolineare che la nostra Costituzione non aspetta tanti articoli per poter mettere al primo posto il lavoro, lo mette all'articolo 1. Ora Scalea ha blindato il salario minimo, ora il prossimo passo deve essere quello del salario giusto, perché 9 euro all'ora sì, è un punto, come si è detto anche, come hanno detto i rappresentanti sindacali, è un punto da cui partire e possiamo fregiarci di questo merito che Scalea ha stabilito. Che per tutte le aziende, le società che contrattano con il Comune di Scalea devono garantire ai propri lavoratori un salario minimo di 9 euro. Quindi il ringraziamento ed il merito va sicuramente al Presidente del Consiglio per l'attenzione posta su un tema attuale, che è stato sempre attuale, ovvero la dignità del lavoro. Presidente, tu sei ormai, per così dire, esperto del Consiglio Comunale, ti ho visto sempre tentare di tenere. Però il lavoro che fai, per così dire, da solo, sott'acqua, no? Come si dice, questa volta veramente sta dando dei frutti importanti perché oggi c'erano appunto delle personalità alla CGIL, vuol dire che la tua idea è stata sposata in pieno. Non scopriamo nulla di nuovo perché non è la prima in Italia, ma soprattutto si basa su un principio che penso sia anche molto intuibile e condivisibile, cioè lavorare non deve essere
un momento, un tempo della vita per il quale uno deve sudare e arrivare a fine mese a stento. Deve essere una parte della vita della persona che gli consente soprattutto di guadagnare quel denaro che gli permette di fare una vita dignitosa. E la vita dignitosa non significa soltanto mangiare e occuparsi delle cose primarie, significa anche poter investire nella propria cultura personale, poter viaggiare, arricchirsi, crescere, e chiaramente per fare questo serve un equo compenso rispetto a quello che si fa. Noi su questo territorio abbiamo una caratteristica, abbiamo perso dei posti di lavoro che erano fonte di ricchezza e di benessere diffuso, di capacità di spesa, come il tribunale, come le varie fabbriche, come l'ospedale di Praia. E siamo vincolati alla stagionalità, tant'è che nella delibera si parla non solo degli appalti pubblici, ma anche delle concessioni, cioè tutti coloro i quali hanno una concessione demaniale, per quanto se ne stia parlando sotto un altro profilo, che è un profilo importantissimo, quello della direttiva Bolkestein, però è l'economia che si muove lì, sulla stagionalità. Il dipendente stagionale deve avere un salario minimo che gli consenta anche di sopravvivere durante i periodi invernali. Poi l'altra battaglia è lavorare perché la stagione estiva sia più lunga e quindi si possa lavorare più mesi, si possa guadagnare di più, ma questo è un altro discorso. Le politiche del lavoro devono essere un problema e un'attenzione a livello nazionale. Purtroppo questo governo non le sta tenendo in considerazione, anche nella misura in cui può cercare di dare una mano agli imprenditori a pagare meno costi per il lavoro e a dare più liquidità alle famiglie. Quindi il discorso è molto ampio. Questa è una pietra lanciata in uno stagno, però era una cosa, penso, doverosa. Bisogna ragionarci insieme con le organizzazioni sindacali, con gli imprenditori, che devono essere non quelli che massimizzano il profitto, ma quelli che creano benessere, che è una cosa ben diversa. Quindi pagare in maniera giusta chi lavora, in maniera equa, permette di avere poi una ricaduta economica anche sullo stesso territorio e in altri settori. Spero che sia chiaro il messaggio e che riusciamo ad andare tutti insieme in questa direzione, perché è fondamentale. Grazie e speriamo di farcela. Noi ovviamente siamo con voi e con tutti quelli che si battono per il salario minimo e il miglioramento degli operai, impiegati, eccetera, che in questo momento sono sottopagati. Credo l'atto più alto che la politica abbia fatto dal dopoguerra ad oggi. E noi a quella, attraverso anche il percorso che la CGIL ha avviato e da cui aderisce ovviamente anche Federconsumatori in quanto affiliata della CGIL, la Via Maestra è un insieme, ha messo insieme le migliori energie del paese per rileggere la Carta Costituzionale, rileggerla perché si inveri, perché diciamo viva nelle scelte della politica, nelle scelte che servono al paese per dare risposta a un disagio. Angelo Sposato, buonasera Angelo, ti abbiamo ascoltato con interesse, io mi sono permesso di fare un intervento per stimolare quello che poi era il dibattito, che è stato molto bello perché sono state delle varie idee, ma tutte indirizzate verso un unico obiettivo, quello soprattutto del salario minimo e poi la delibera che ha fatto la Giunta Comunale di Scalea e quindi diciamo che vi volete battere, ci vogliamo battere contro i soprusi che continuamente arrivano da Roma. Ma intanto sì, dobbiamo mettere al centro il lavoro. Noi abbiamo la necessità di dare forza a salari e pensioni e l'unico modo per farlo è cancellare le norme, le leggi che hanno precarizzato il lavoro. E quindi il tema, ovviamente, della flessibilità in entrata è stato un tema che ha prodotto sfruttamento, ha prodotto lavoro nero, ha prodotto contratti a tempo determinato infiniti. E quindi da questo punto di vista abbiamo posto il tema dei quattro requisiti referendari che in qualche modo introducono ovviamente queste novità, compreso il tema degli appalti e subappalti. Abbiamo visto in queste settimane che cosa è accaduto diciamo, in alcune realtà. La salute dei lavoratori molte volte viene messa a rischio anche da questa catena perversa di appalti e subappalti che mettono in condizione il lavoratore di essere l'anello più debole di questa catena e a volte paga con la vita.
questa situazione. Quindi i quesiti referendari servono a questo, e poi c'è questo tema che noi sosteniamo sul salario minimo. Noi abbiamo detto che serve soprattutto per il mezzogiorno, dove c'è tanto lavoro sottopagato, sfruttato, abusato, lavoro nero, un salario legale che in qualche modo si leghi alla contrattazione collettiva. Una soglia da cui partire, perché in questo momento lo sfruttamento colpisce soprattutto settori anche, diciamo, molto molto delicati, e quindi da questo punto di vista quello che ha fatto la giunta comunale di Scalea noi l'abbiamo in qualche modo salutato con molta molta soddisfazione. È un segnale che parte dalle amministrazioni locali del sud, questo è importante. Questo, il tema del salario minimo, deve essere un tema che parte dal sud, deve essere un tema che riguardi le classi dirigenti del sud, e bene ha fatto il sindaco di Scalea con l'amministrazione comunale e la giunta a fare questa delibera. Vogliamo accennare ai prossimi importanti impegni, mi sembra, del 18 e del 25 di maggio? Sì, noi abbiamo detto che su questa vicenda infrastrutturale noi non abbiamo la necessità di definire alcune questioni prioritarie, come l'alta velocità, che oggi non c'è, quella ferroviaria, come la statale 106, anche la statale 18 non è messa bene, e quindi parlare oggi di ponte sullo stretto, diciamo, è una cosa che non serve né alla Sicilia né alla Calabria. Quindi il 18 andremo alla manifestazione, diciamo, contro questo progetto, che di fatto va a radere al suolo due città come Messina e Villa San Giovanni, e poi il 25 invece saremo a Napoli, e qui invitiamo alla partecipazione per questa grande iniziativa della Via Maestra sulla, contro il progetto di autonomia differenziata. Questa è una bandierina ideologica che la Lega in qualche modo ha scambiato con il premierato. Noi diciamo che invece ci vuole l'unità e la coesione del Paese, e dobbiamo, lo dicevo prima, contrapporre all'idea di autonomia differenziata un nuovo regionalismo che parte dal Sud. E per fare questo ci vogliono anche rinnovamenti delle classi dirigenti del Sud. La politica del Sud deve essere una politica che guardi agli interessi collettivi, meno agli interessi personali. Se il Sud vuole dare una risposta efficace a questo progetto di legge scellerato dell'autonomia differenziata, deve inventarsi una nuova idea di regionalismo. Grazie, in bocca al lupo.